Noi abbiamo vissuto 2 anni immersi in questa epidemia Covid. L'epidemia ha interessato le persone, ma ha drogato e interessato anche le organizzazioni sanitarie. L'idea di una rinascita, di una ripartenza e di risorse economiche dedicate alla sanità sicuramente ci fa star meglio e ci fa vedere un futuro. Futuro non fatto solo di Covid, ma fatto anche di no Covid. Ricordo che la missione delle aziende sanitarie è la salute nella sua interezza. Abbiamo necessità di riprendere appieno le attività no Covid, screening, interventi chirurgici. Il grande degli interventi, la grande fetta degli interventi è sicuramente recuperata, con fatica però, perché i professionisti hanno dovuto fare doppi e tripli turni. È evidente che dobbiamo raggiungere la copertura massima su quegli interventi, per esempio non oncologici, quindi meno importanti dal punto di vista del valore, ma importanti per la vita di ogni singolo cittadino e di ogni singola persona. Io penso che la circolare di ieri mattina era una circolare più calibrata e più precisa. Anche io ho delle perplessità su questo cambio di marcia e ho la perplessità per una serie di motivi. Il primo è perché ritengo che la popolazione scolastica sia una popolazione più fragile e vada presidiata. Secondo, perché osserviamo davvero un incremento del numero dei casi, ancorché asintomatici, ma incremento del numero dei casi che in tutto il territorio nazionale. Sicuramente la scuola rappresenta un punto di riferimento. Stiamo superando il tasso abbondantemente di 50 nuovi casi a settimana per 100.000 abitanti, che era un limite importante. Io obiettivamente sarei stato più prudente. Adesso aspettiamo tra l'altro le indicazioni, la circolare esplicativa nuova è uscita stamattina, la stiamo valutando, vediamo di mettere in piedi tutto quello che è necessario fare per garantire il rispetto delle norme governative. Il primo obiettivo che abbiamo è case di comunità e ospedali di comunità. La Regione Toscana ha assegnato il numero delle une e delle altre alle diverse aziende territoriali. Stiamo lavorando d'accordo con i direttori di zona e in stretta sinergia con le amministrazioni comunali per identificare in ogni territorio i luoghi in cui fare case di comunità e ospedali di comunità. Credo che il risultato per la provincia di Arezzo è quasi definitivo al 95%, aspettiamo la consultazione con un gruppo di sindaci su una sede particolare, dopodiché credo che la provincia di Arezzo avrà le sue case di comunità e i suoi ospedali di comunità grazie alle risorse economiche del PNRR. Il rapporto con i sindaci si è mantenuto stretto durante tutto il periodo, a parte qualche episodio, ma l'episodio è il sale della relazione, quindi una minestra senza sale non va bene. Direi molto intenso e abbiamo ritrovato soprattutto obiettivi comuni nel rilancio della sanità territoriale. Osserviamo un aumento di prime dosi, quindi vuol dire che persone che prima avevano ritardato adesso stanno cominciando a fare le prenotazioni, a fare le prime dosi. Le seconde dosi seguono alle prime, le terze dosi, abbiamo un incremento anche di terze dosi. Ricordo che dal 15 alcune categorie professionali hanno l'obbligo di effettuare la dose di richiamo. Osserviamo la copertura della fascia 70-89-90, è una buona copertura anche con terza dose, più critica la copertura 40-59 della fascia 40-59, buona, molto buona la copertura della fascia sopra i 12 anni 12-19, quindi credo che la situazione sia di buon livello in tutte e tre le province, maggiormente ad Arezzo. Ritengo che Vasco Giannotti sia un illuminato, perché riesce a mettere insieme amministratori di ASL, amministratori delle comunità come i sindaci, presidenti di regione, assessori regionali alla sanità, operatori economici della sanità in una serie di giornate, 4 giornate in un unico posto. Devo dire che per gli esperti del settore è un punto di riferimento ed è l'unica esperienza nazionale che riesce a mettere insieme tutti questi interlocutori. Questo già di per sé mi sembrerebbe un gran valore.